Riprendiamo un'altra settimana, sei in forma? Sì. Sicuramente in Una forma. diretta direttamente, va. Una diretta direttamente sei in forma. Oggi un argomento così. Tutti si aspettano che chissà parliamo di politica, no? La politica no. Rimandiamo a domani, la politica. Politica la delle... c'è domani, c'è domani la politica, domani chi abbiamo? Domani... Uno mi ha detto, ma perché non parlate di questa questione di Ricky Vendolo? Che cosa dovremmo dire sulla questione no, di Ricky Vendolo? Cioè, no, tutto il mondo ne sta parlando. No, parliamo d'altro. Ma abbiamo bloccato il paese per questioni civili, insomma, vabbè. Con tutte le cose. Va bene, la discussione richiederebbe molto tempo. Dicevo, la politica rimandiamo a domani. Domani che abbiamo domani. Domani abbiamo l'ex sindaco Mario Ciutto. Poi lunedì prossimo, perché andiamo in onda lunedì, non martedì, per una questione legata alla trasmissione sportiva. Sì. Quindi andiamo in onda lunedì. Lunedì abbiamo Enzo Paolini. Enzo Paolini, credo. Enzo Paolini in diretta alle 15. E poi mercoledì un altro candidato a sindaco, almeno, perché poi non è ancora chiaro lo scenario. Tu pensi ci vorrà del tempo? Secondo me sì. Sì, anche perché 3 mesi sono lunghi da passare. Sono lunghi da passare, come dice come il poeta. Come dice il poeta, quindi andiamo avanti. Ma era anche una canzone, mi ricordo. Sì, lunghi da passare. Mi pare che era Marisa, viene. Marisa Fratello, non mi ricordo. Madonna, che mi odio. Invece oggi abbiamo in studio il professor Caterini. Grazie professore per essere qui. Grazie a voi. E parliamo di un argomento di stringente attualità. Parliamo della presenza extracomunitari, della gente che scappa dai paesi in guerra per trovare riparo in Europa. Ora sta succedendo di tutto e di più, perché molti paesi hanno chiuso le frontiere. Ieri vedevo le immagini, per esempio, di quanto sta succedendo in Grecia. Leggevo proprio prima di venire in studio questo, quello che sta avvenendo proprio per la frontiera che fra Grecia e Macedonia, situazioni terribili, drammatiche, di 9.000 profughi, quello che sta avvenendo a Calais, insomma, proprio le ultime notizie fresche. Ma come i paesi non sono pronti, non sono preparati, o almeno variano in maniera molto umorale il loro approccio a questo fenomeno, no? Sì, c'è sicuramente un difetto di organizzazione, che è un difetto di organizzazione dei paesi dell'Unione, ma è anche un difetto culturale di noi europei, forse un po' meno di noi europei meridionali, ma sicuramente dell'Europa nel suo insieme, nella sua idea istituzionale di Unione Europea, certamente non siamo pronti a questo fenomeno, che è un fenomeno epocale, non è il primo, probabilmente non sarà l'ultimo, ma è semplicemente un fenomeno che riguarda le zone povere del mondo, e lì dove c'è povertà c'è l'esigenza di fuggire, scappare via, e andare via alla ricerca di un futuro, di una speranza, di un'occasione che dia la possibilità per sé e per i propri figli di una vita migliore. È una cosa che abbiamo fatto anche noi in tempi non lontani e che adesso ci vede dall'altra parte della... Quindi un fenomeno inarrestabile. È un fenomeno inarrestabile, i numeri sono chiari, parlano abbastanza chiaramente. È inarrestabile perché ci sono movimenti bellici, perché ci sono situazioni di tumulto in alcuni paesi, ma è inarrestabile perché c'è una condizione di depressione economica, io direi proprio di miseria, che induce buona parte delle persone, lì dove hanno la possibilità di farlo, perché anche questo è il paradosso della vicenda, che non tutti sono nelle condizioni di fuggire, perché non tutti sono in condizione di pagare l'obolo a chi gestisce questo commercio illecito, di tentare la carta della speranza fuggendo in alcuni posti dell'Europa. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda poi come dire, la presenza di questa gente nei paesi scelti per l'accoglienza. Certo. Perché adesso di questo bisogna parlare. Io credo che dopo i fatti avvenuti a Colonia,
qualcosa si sia rotto nel meccanismo legato alla cultura dell'accoglienza. Filippo, c'è stato qualcosa? Anche se i fatti di Colonia sono fatti un po' ambigui, perché lei non si è mai capito, anzi poi alla fine si è capito che non erano tanto, diciamo, gli africani, perché in una prima botta fu detto che erano gli africani che avevano assaltato e anche colpito alcune donne vicino alla stazione di Colonia. Poi dopo là è stato ridimensionata, insomma il punto vero è che c'è una situazione della gestione di questa emergenza che sta esplodendo ormai in maniera... Scusami, intanto diciamo una cosa, che è una ci piacerebbe anche sapere come la pensate voi che ci seguite da casa, quindi avrete tra un po' il numero telefonico che compare in somma impressione, e chi ha da dire un suo pensiero legato a questo argomento può liberamente farlo. Allora, torniamo, Filippo. Scusa, la reazione era una reazione, voglio dire, spesso la gestione dei fenomeni che hanno quelle quantità e quelle dimensioni di cui ha parlato il professore Caterini è spesso una reazione di pancia. La reazione di pancia può spesso però non affronti il nodo vero dei problemi. Ammesso che sia facile affrontarle, il riferimento fatto alle questioni dei paesi dell'UE che non riescono a trovare un accordo sul numero delle accoglienze, su come devono essere accolti, su come devono essere censiti, su come sia possibile dividerli fra i vari paesi, sulle responsabilità dei vari paesi. Siamo forse al quinto, sesto Consiglio europeo che si conclude sostanzialmente senza niente, testimonia di una difficoltà enorme di questo problema. E ciò detto, a questo problema bisogna rispondere, anche perché poi in gran parte delle popolazioni rispondono con la pancia. A me quello che mi colpisce professor, è che nazioni anche democrazie molto mature e anche civili, tipo l'Austria, ci siano risposte che ricalcano vecchie strade di cui loro stessi, fra l'altro, in passato hanno subito. Sì, sì, questa è la reazione tipica di un difetto di governo, perché sicuramente c'è un difetto di governo. E poi c'è anche un istinto di conservazione in questi popoli, lì dove si pensa di aver raggiunto, e in parte si è raggiunto, una condizione di civiltà e di vita elevata, e che viene, secondo anche un immaginario collettivo, messo a rischio da questa presenza di profughi, di immigrati regolari e irregolari. Tutto questo sconvolge il quieto vivere, anche psicologico, di ciascuno di noi, e quindi crea una reazione che è assolutamente istintiva. Non c'è niente di razionale, di organizzato, di disciplinato. Lo stesso fatto che un paese come la Gran Bretagna immagina di dover convocare al referendum il suo popolo per decidere se accettare o meno immigrati, se stare o meno nel flusso degli immigrati, questo dice quando sia complicato questo tipo di rapporto. Naturalmente c'è un difetto europeo, qui c'è un grosso difetto del governo europeo, che dei governi europei, quindi delle istituzioni europee nel suo insieme, che non riguarda stranamente il sistema normativo, perché il sistema normativo c'è ma non è applicato, anzi c'è ma è disatteso, perché i popoli, i paesi dell'Unione Europea non riescono a trovare un'intesa capace di dare una risposta adeguata istituzionale al fenomeno. Le norme ci sono, ma sono deliberatamente ignorate. Da tutti, professor? Da tutti, da quasi tutti. Naturalmente l'Italia è un paese diverso in tutto questo, ha una posizione diversa e sta anche combattendo da qualche anno una battaglia in una direzione diversa, ma naturalmente non riesce. Noi siamo solo, non ce la fa. Siamo in prima linea, ma non riusciamo. C'è già una telefonata. Pronto? Pronto, Mario San Giovanni di Fiore. Prego. Dica. Volevo intervenire, volevo dire una cosa per quanto riguarda questo flusso di migranti. La domanda al docente dell'Unità. Professore Caterini. Sì, grazie. Se questo flusso è ingestibile, è naturale che i paesi hanno una grande preoccupazione a dover gestire questa massa di persone che non è alquanto sicura, perché poi sappiamo c'è l'ISIS che turba anche un po' il quieto vivere, ma
Grazie. Grazie a lei. Ma il fenomeno della migrazione non è soltanto un fenomeno legato alle vicende di terrorismo internazionale. La gran parte del fenomeno non è quello. In quel fenomeno poi si innesta l'ISIS o si innesta tutta la vicenda dei profughi, cioè di coloro che scappano da tumulti, da guerre, da condizioni belliche di invivibilità e di insicurezza. All'interno di questo fenomeno dei profughi poi c'è anche l'insinuazione del terrorismo. Quindi i problemi dobbiamo distinguerli, non possiamo confondere. È evidente che quando nella massa, nella quantità, nei numeri, la preoccupazione è dettata da quelle quantità, non è dettata dalla capacità di distinguere cosa c'è in quei numeri. Il vero, e queste sono le statistiche che lo dicono, il vero è che la quantità enorme, la maggior parte del fenomeno migratorio è dettato dalla miseria, è dettato dalla povertà, da persone che scappano dalla fame. Se non muoiono di fame. Se non muoiono. Altrimenti e muoiono. Quindi si giocano una carta di speranza, di vita. Cioè, voglio dire, quando noi ci troviamo di fronte ad un genitore che imbarca un neonato o un adolescente col rischio consapevole della morte, al solo scopo proprio e del figlio, al solo scopo di provare a sopravvivere ad una esistenza indecorosa ed indignitosa, e vuol dire che lì il problema non è un problema di terrorismo, stiamo parlando di altro. Poi è evidente che all'interno di tutto ciò c'è anche la vicenda terroristica, però, che va gestita con altri strumenti, sono altre le misure, non però, possiamo... Però crea un allarme sociale, con certo. L'emissione di persone che hanno un'altra cultura, provengono da un altro mondo, certo. Cioè crea fa scattare il campanello d'allarme. Poi a questo se ci aggiungiamo il fatto che molti partiti xenofobi stimolano questo tipo di dibattito, alimentano la paura, alimentano la tensione. Su Terrena sei facile, è facilissimo. Quindi, voglio dire, non è che ci io leggevo per esempio che in alcune aree del nord del nostro paese, dell'Italia, ci sono veri e propri comitati cittadini che non appena hanno notizia di una comunità proveniente da un altro paese africano che si va a posizionare nei pressi della loro area abitativa, succede il finimondo. Beh certo, questo è anche da comprendersi, non è una questione, l'allarme sociale in questi fenomeni è fisiologico, per questo occorre una risposta di governo, una risposta istituzionale, la risposta non può essere affidata al singolo cittadino o alle organizzazioni spontanee dei cittadini. Cioè non è un problema che si risolve sull'associazionismo, è un problema che si risolve sulla base di risposte istituzionali, di norme fatte in un certo modo e applicate ancora meglio di come sono fatte. E qui noi anche come paese abbiamo delle carenze, perché non organizziamo il flusso e soprattutto abbiamo come paese una legislazione fatta bene per alcuni versi, ma pensata per un flusso migratorio di immigrati lavoratori, e che non è il caso che ci riguarda. Cioè il fenomeno migratorio che riguarda questa nostra epoca che stiamo vivendo tutti non è fatto da persone che chiedono lavoro, magari poi chiederanno anche lavoro. Ma però, è una conseguenza. Però nel frattempo ci costa un sacco di soldi questo tipo di accoglienza, no? Perché è un noi, po', ma questo è un po' inevitabile. Perché noi ospitiamo nelle strutture e diamo un contributo per la quotidianità a questa gente. Certo, poi questo tutto è un costo, ferma lì, non si capisce bene che cosa questo succede. Questo è un costo dopo. Sociale che è un costo sociale che va inquadrato nel tema dell'assistenza sociale. Il punto che manca in questo ragionamento è che la povertà, e qui stiamo parlando di povertà, e non soltanto la povertà dell'immigrato, perché anche questa è una confusione che spesso si fa, la povertà non ha connotazioni nazionali, la povertà è povertà. Nello stesso tempo però la povertà è anche una risorsa per un paese, cioè
Il paese deve sapere che nella persona povera c'è anche una risorsa sociale, umana, che può essere impiegata attraverso lo strumento del lavoro. Quando viene meno questo aspetto e l'assistenza viene considerata soltanto fine a se stessa, quindi assistere, ospitare per poi respingere, per poi rimpatriare, a prescindere da una possibile potenziale regolarizzazione o meno della presenza, allora lì il costo diventa un costo secco, senza possibilità di un rientro. E questo gioco è quello che spesso mette in difficoltà anche i paesi. Professore, lei ha un'idea come, no? Che va oltre l'accoglienza, va l'immissione nel circuito. Beh, certo, del sistema paese. L'idea è fatta sostanzialmente due parole, ma non è un'idea mia, è un'idea che ormai circola nella letteratura che si occupa di questa materia. L'idea è fatta di integrazione: le persone immigrate devono integrarsi nella nostra cultura e noi dobbiamo integrarci nella loro, ma noi abbiamo un riferimento valoriale che ci è dato dalla nostra Carta Costituzionale, che è un riferimento appunto di valori sociali, oltre che di valori umani, che per noi rappresenta un riferimento preciso, un riferimento indiscutibile, al quale riferimento devono adeguarsi anche le persone immigrate, cioè chi decide di vivere in questo paese e quindi di integrarsi in questo paese deve anche conoscere quelli che sono i valori di questo paese. E accettarne le regole. E devono accettare le regole. Che significa conoscere e accettarle, quali regole, diciamo, quelle dei principi fondamentali della nostra... Ma certo, io mi riferisco soprattutto ai valori fondamentali della libertà di religione, della libertà costituzionale, della libertà di religione, ma il valore della persona, il valore dell'eguaglianza, i diritti di libertà. E questo però purtroppo ha ragione a tiro, questo in Italia non si verifica oggi. E lo so che non si verifica, è il punto che manca nel ragionamento di immigrazione, è questo tema dell'integrazione che va di pari passo col tema del lavoro. Integrazione e lavoro. Integrazione e lavoro, sì. Il lavoro anche quello sociale, quando si diceva i socialmente utili, una parola che ormai è diventata nel lessico non lo tocchiamo, comune, così. È diventato un termine negativo, no? un'accezione tocchiamo negativa. Tocchiamo una sacca di... Sì, è un'accezione negativa. Però voglio dire, c'è la possibilità di integrarsi, di integrare le persone attraverso il lavoro, ma questo riguarda gli immigrati, ma noi non dimentichiamo che le sacche di povertà non riguardano soltanto gli immigrati. Noi abbiamo concittadini che vivono un momento di estrema difficoltà, quindi il tema della povertà è un tema che va affrontato nella sua dimensione orizzontale, a prescindere dall'etichetta della nazionalità. Povero è povero e ha bisogno dell'integrazione, ha bisogno del recupero, ha bisogno del lavoro, ha bisogno del reinserimento, che sia italiano, che sia francese o che sia immigrato di paese. Però italiani, scusate, ma prima di pensare al lavoro degli extracomunitari, no? Quelli che arrivano nel nostro paese perché fuggono da guerra, situazioni di fame, cioè bisogna pensare anche ai nostri. Perché certo, i nostri, la povertà in questo paese aumenta sempre, certo, di più. Certo. Gente che non ha la casa, non ha lavoro, non sa certo. come barcare il lunario, cioè, che diventa una competizione tra poveri, e questo non va bene. E questo non va bene, assolutamente non bisogna. La povertà è uno stato di necessità che riguarda la persona in quanto persona, e questo non lo dico io, questo lo dice la Costituzione, a questo mi riferivo quando parlavo dei valori della Costituzione. Sì, ho capito. La persona non è il cittadino, la persona viene ancor prima del cittadino, e nella persona ci siamo tutti, cittadini e non cittadini. Quando la persona vive lo stato di necessità dettato dalla povertà e quindi dettato da quel minimo vitale, cioè dall'assenza del minimo vitale, il minimo vitale deve essere assicurato per Costituzione alla persona. Poi viene il tema della cittadinanza. Quindi lei è per il reddito minimo di cittadinanza? Ma anche questo bisogna capirci. Bisogna capire che cosa c'è nel reddito minimo di cittadinanza, a chi lo diamo, a chi lo riconosciamo. Perché l'accezione di reddito minimo di cittadinanza viene solitamente connotata
sotto l'aspetto del diritto, si ha diritto a. Bene. Per un certo verso sta anche bene questo ragionamento. Però dietro i diritti della persona ci sono anche i doveri della persona. Allora, quando si pretende il diritto a vivere e a sopravvivere, che è un diritto sacrosanto assicurato e garantito dalla Costituzione, bisogna anche sapere che la stessa Costituzione assegna a noi, a ciascuno di noi, i doveri di solidarietà. Quindi così come abbiamo diritti di cittadinanza, di reddito minimo, di quello che sia, di libertà e quant'altro, abbiamo anche doveri verso gli altri. E questo riguarda le persone, tutte le persone. Quindi se nell'idea di reddito minimo, di cittadinanza, c'è anche l'idea di dovere minimo di cittadinanza, io sono d'accordo, nel senso che nel dovere c'è l'idea di integrazione, c'è l'idea di lavoro come attività liberamente scelta da ciascuno di noi per lo sviluppo materiale e spirituale, così dice la Costituzione, della nostra società. Ma se noi rivendichiamo diritti senza e smarriamo l'idea che insieme ai diritti ci devono essere i doveri, allora quel reddito minimo di cittadinanza diventa una scatola vuota, un ennesimo costo sociale che ovviamente il Paese non potrà prima o poi... Professore, in Calabria questo è un tema, no Filippo, più volte come dire, sottolineato dalla politica. Sì. Ma lei crede si tratti di una enunciazione di stampo populista oppure ci sono le condizioni reali perché questa regione tu parli del reddito oppure questa regione è nelle condizioni di garantire un minimo di sopravvivenza a chi è senza lavoro? Si parla del reddito minimo garantito, che poi è un'altra cosa, sì, rispetto al reddito di cittadinanza. Diciamo un sostegno, vai, chiamiamolo sostegno. Sì. Guardi, non saprei rispondere in maniera assolutamente calzante alla domanda. Quello che voglio dire, noi siamo una terra di frontiera e il fenomeno ci riguarda direttamente. E dovremmo attrezzarci perché questo fenomeno venga governato. Questo può essere anche uno strumento, può essere uno strumento che deve essere abbinato ad un impiego di queste persone immigrate o comunque delle persone in condizioni di disagio sociale. Devono essere impiegate e devono anche essere impiegate in un'attività di formazione al lavoro, che è importantissima, cioè non si può pensare di pretendere di sopravvivere, di essere assicurati in questo minimo vitale senza però dare nulla in cambio alla società che ti ospita, tanto che sia la tua società, tanto che sia la società di altri. Ma questo è extracomunitario, io dico per i calabresi. Anche per i calabresi. Per i calabresi. Anche per i calabresi. Ci sono le condizioni, ci sono le leggi per... Ma certo che ci sono i nostri, io dico sempre questo, che il nostro ordinamento non è un ordinamento vuoto, vacante, il nostro è un ordinamento che presenta molte potenzialità, poi come tutti gli strumenti va ben impiegato, quando viene ben impiegato si ritrovano le condizioni per fare ottime cose, anche nella nostra regione come in tutte le regioni d'Italia, in questo non è che noi siamo molto indietro rispetto ad altre regioni su questi fenomeni, altre regioni sono messe peggio di noi. E altre aree dell'Europa sono messe peggio di noi. Quindi noi potremmo dare il nostro contributo anche in termini culturali, in termini ideali, consentendo a queste persone di essere reinserite nel circuito della crescita, della produzione e della vita sociale. Questa è una cosa che si può fare attraverso le scuole, attraverso le università, attraverso l'impresa, attraverso il terzo settore. Ci sono diversi ambiti nei quali tutto questo può accadere, ma naturalmente il fenomeno deve essere governato, non può essere affidato alla spontaneità. Abbiamo la pubblicità, ci fermiamo un attimo, tra poco. Allora, in pubblicità, mentre tu stavi introducendo un argomento... Sì, che è poi l'argomento al centro della proposta, uno dei due corni della proposta
di approccio al problema del professore Caterini, che questo è l'integrazione. L'integrazione, professore, io credo che sia innanzitutto un'integrazione di tolleranza, ma anche culturale, di usi e di costumi. E anche tocchiamo un tasto, perché il che riguarda, diciamo, i fenomeni migratori che provengono dai paesi di religione islamica, che è anche un problema legato alla religione. Ora, il diritto di culto in Italia mi pare sia riconosciuto, tranne qualche buon tempone che aveva pensato in Lombardia di fare una legge che vietava la costruzione, poi insomma gli è stato rispedito al mittente, diciamo, questo tentativo. Noi su questo punto, io credo che proprio su questo punto siamo all'anno zero. Forse sì, non abbiamo mai cominciato. Sì, non abbiamo iniziato, perché non abbiamo iniziato perché in questo domina il fattore paura. E anche un po' di ipocrisia, no, secondo me. E forse anche l'ipocrisia. L'integrazione, dicevo, non è segregazione. L'integrazione è la capacità di ascolto, la capacità di comprendersi, di comprendere la cultura dell'altro e capirsi reciprocamente, però con dei limiti. E i limiti sono dati dai nostri valori, sui quali noi non possiamo discutere. Cioè, i valori che ci vengono, che non sono i valori personali, i valori dell'etica personale, i valori della nostra religione, per chi è credente oppure no, sono i valori della Carta Costituzionale, su cui noi dobbiamo essere per forza d'accordo, altrimenti dobbiamo decidere di vivere in un altro paese. Allora, di fronte ai valori dell'eguaglianza, per esempio, no? Al valore dell'eguaglianza o della solidarietà o del personalismo, del rispetto della persona, dell'integrità, lì non possiamo discutere. E anche del rispetto della donna, io lo dico in questo momento. Com'è possibile che... Nell'eguaglianza c'è il rispetto della donna. Ma anche nella bigamia, no? Nel divieto di bigamia c'è l'eguaglianza, c'è il rispetto della donna. Assolutamente. Allora, questi valori noi non li possiamo discutere, perché fanno parte del nostro patrimonio culturale e storico, che non può essere messo in discussione attraverso una pseudo-integrazione, perché quella non è integrazione. L'integrazione è capirsi, rispettarsi e soprattutto capire fino a che punto ci si può spingere. È come se io mi recassi in un paese musulmano e pretendessi che si applicassero le norme e i valori del mio paese. Questo sarebbe assolutamente sbagliato e inaccettabile per gli altri, ma non potrei e dovrei pretenderlo neanche io. Allora, l'integrazione è fatta di questo, è fatta di quei doveri a cui facevo riferimento prima, ma è fatta anche del rispetto della persona, perché il nostro paese, ma direi la nostra cultura occidentale europea, è in gran parte costruita su questi valori che devono essere rispettati. Qui è probabilmente su questo punto si innesca la paura, no? L'ipocrisia e la paura, perché questo flusso migratorio desta facilmente l'idea dello scompiglio di questi valori. Allora la reazione diventa una reazione istintiva, mal governata o addirittura per nulla governata, con delle degenerazioni che finiscono per poi dare ragione a chi pretende la chiusura, i muri, il filo spinato e tutta però, la roba. Però scusatemi, se io accetto e rispetto i tuoi valori culturali e li faccio miei, no? A quel punto, secondo me, io rinuncio a una parte della mia sovranità territoriale, nel senso che rispetto soltanto, perché dire faccio no, miei, li rispetto. Rispetto, però a quel punto sei tu che devi rispettare i miei principi, sei tu che devi rispettare i miei valori, non io i tuoi, perché sennò si confonde tutto e forse qui sta un problema. Quando poi il professore dice scatta il meccanismo che, come dire, accende sentimenti di paura, ma ci sono però. Ma tu non ho capito che cosa vuoi dire, cosa dovrebbe essere rispettato. Voglio dire che tu stai nel mio paese, devi rispettare le mie regole. Ma su quello non c'è dubbio. Le mie regole, e stop, o le rispetti o te ne vai. È il minimo, diciamo. O rispetti o te ne vai. Sì. Però si sta confondendo, perché a un certo punto, cioè, scusatemi, anche poi si è rivelata essere una notizia un po' distorta, che in quella scuola, non mi ricordo adesso in quale area del paese,
Per rispetto si evita di festeggiare il Natale, non si fa il presepe, non si fa. Ma scusatemi, ma io queste cose non le posso accettare. E quella è l'ipocrisia di cui parlavo. Ma io non le posso accettare queste cose, non le posso accettare, perché io è come rinunciare al mio. È un cedimento ai valori. Ma scusa, ma me ne frega. Se l'integrazione è quella, a me non me ne frega l'integrazione, scusatemi. Oppure l'altra faccia dell'integrazione, forse è quella di cui parlavamo nell'interruzione pubblicitaria a noi, oppure come hanno fatto in Belgio e in Francia, che tu li porti, le metti in questi grandi agglomerati ghetti, ghetti sono le immagini di quella cittadina, di quel sobborgo di Bruxelles, era impressionante, e dice hai fatto l'integrazione, ma quella che integrazione è, scusatemi? No, quella è una segregazione nel senso proprio del termine. Il fatto è che, per ritornare alla questione posta, il fatto è che tra le nostre regole ci sono anche le libertà, no? Noi riteniamo di affermare i nostri diritti di libertà, e i diritti di libertà sono il nucleo dei diritti di libertà è la opzionalità, non la scelta, la libertà di scegliere tra il sì e il no, tra una religione ed un'altra, tra un'associazione ed un'altra. Questo significa che anche l'immigrato deve possedere i diritti di libertà. E quindi queste opzioni, con dei limiti però, cioè non tutto è materia di libertà, non tutti i diritti di libertà sono opzionabili, ci sono alcuni punti su cui noi non possiamo discutere, ma noi non possiamo perché altrimenti finiremmo per rinnegare la nostra identità. Ad esempio? E allora, quando parliamo della persona, prima facevamo il caso della bigamia, o possiamo fare il caso di quelle prassi religiose che impongono alcune condotte di autolesione del corpo umano, o che impongono alcuni comportamenti che noi non riusciamo ad accettare. Allora, lì il limite deve essere posto, cioè nel senso che su questi temi noi non possiamo accettare una linea di compromesso, tra virgolette, passatemi la parola che non è proprio adatta a quello che stiamo facendo. Però quando si parla di libertà, i diritti di libertà devono essere riconosciuti a chiunque, che sia cittadino o che non lo sia, che sia straniero, che sia immigrato regolare. E questo è un po' il discrimine che bisogna fare, perché imporre in blocco il nostro sistema di regole, non solo sarebbe non praticabile, difficile proprio a praticarsi, ma finirebbe per essere la stessa negazione del nostro sistema di regole che contiene libertà. Cioè, dovresti scrivere un'altra carta costituzionale. La nostra cultura occidentale, dalla rivoluzione francese in avanti, è stata fatta di libertà. Le libertà sono state rivendicazioni che sono costate anche care alle nostre società. Quindi imporre la negazione della libertà all'immigrato significherebbe negare noi stessi. Questo non è possibile, però neanche è possibile rinnegare la nostra identità culturale, la nostra storia, lì no. E allora dobbiamo capirci su questo. E quando la nostra legislazione parla proprio sul tema, il testo unico sull'immigrazione, parla addirittura di un contratto di integrazione, cioè noi facciamo sottoscrivere agli immigrati un accordo nel quale loro si impegnano a rispettare i valori di civiltà della nostra Carta Costituzionale, e viceversa noi ci impegniamo ad integrare loro. Al di là di quello che poi succede nella prassi, sappiamo che le cose non sono proprio conformi a quello che sta scritto sulla norma, però quell'idea non è un'idea sbagliata, quella è un'idea corretta. È difficile ad attuarsi se non viene governata, ma quell'idea è la strada su cui bisognerebbe incamminarsi per attuare un'integrazione nel senso vero del termine. Però io dico, democrazie mature come quella svedese, no, però su questo non ci piove, perché rinunciano a questa integrazione? Perché hanno rivisto il loro rapporto con i flussi migratori? Molti hanno dovuto necessariamente ripensare ai temi legati all'accoglienza. Le quantità dei flussi migratori che ci sono state nel nord Europa però non sono paragonabili a quelle che ci sono in Italia, perché anche in Italia, quando noi parliamo di un fenomeno molto forte,
dobbiamo sempre paragonarlo a quello che è avvenuto negli anni passati, ad esempio in Svezia e negli altri paesi del nord Europa, nella stessa Inghilterra, in Francia, in Belgio, che su fenomeni che non sono stati governati. Il punto è capire bene come far funzionare, ma non è semplice, questi fenomeni di integrazione in presenza di una situazione di rigetto dalla pancia dei cittadini dei paesi dove questi si rivolgono, quello è il punto vero, e di un'integrazione che è più complicata, perché trattasi di culture diverse. È stata molto più semplice nel sangue, nelle difficoltà e nelle pene, quella degli italiani negli Stati Uniti, ad esempio. Tutto sommato, poi alla fine, pur nelle enormi difficoltà, si trattava di culture più o meno analoghe. Qua si tratta di culture che sono totalmente diverse. Il punto è questo. Però rispetto a questo fenomeno, se c'è l'egoismo dei paesi, tu facevi l'accenno alla Svezia, il professore prima ha fatto riferimento che addirittura a giugno in Gran Bretagna fanno un referendum su questo, e non è che si risolve il problema, perché non lo risolve il problema. Però secondo me non sono paragonabili i flussi migratori del passato con quelli di adesso, non regge questo paragone. Sono molto più forti ora. Sì, ma non regge nemmeno, cioè è anche la tipologia, no? Dell'immigrato che è cambiato totalmente, cioè, no, l'italiano che andava in America. No, ma si è cambiato anche rispetto a prima, perché prima non c'era il fenomeno migratorio dai paesi della guerra, parlo dell'Asia, dell'Africa soprattutto. Prima era, diciamo, i fenomeni migratori che provenivano dalle zone euroasiatiche, per esempio la Turchia ha sofferto di grandi fenomeni migratori nel centro e nel nord Europa. Ora parli di quello di cui ha parlato il professore all'inizio di questa chiacchierata, di milioni di persone che si muovono da queste zone. Leggevo che ci sono, che premono alle frontiere circa 6-7 milioni di persone che vogliono raggiungere i paesi europei. Ma noi in Italia abbiamo già più di 5 milioni di immigrati regolari. Ma come non si sa quello che... Che significa regolare, non lo sappiamo. Ma come li gestisci questi flussi migratori? Non hai nemmeno gli strumenti legislativi per gestirli. Perché il fenomeno è nuovo. È nuovo, nella storia non è nuovo. No, nel senso che le problematiche sono diverse. Le problematiche sono diverse e vanno affrontate. Intanto qui c'è un difetto di risposta che è quello europeo. È evidente che questo fenomeno non è un fenomeno di frontiera, ma è un fenomeno che riguarda l'intero continente europeo e verso il quale le istituzioni europee sono latitanti. Questo è quasi una banalità dirlo, ma è una cosa seria però, perché mentre si dice da un lato, e le norme lo dicono, anche i trattati dell'Unione lo dicono, che rispetto al fenomeno dell'immigrazione bisogna essere solidali, i paesi devono essere solidali anche dal punto di vista finanziario, e lo dice espressamente. Solidali fra di loro, fra i paesi dell'Unione. Sì. Poi noi sappiamo bene che tutto questo non accade e questo peggiora la gestione e il governo della situazione. Questo per guardarlo dal punto di vista più, diciamo, formale, normativo, istituzionale. Se invece andiamo un poco più nella sostanza della questione, io voglio dirvi una cosa, ma in fondo se noi guardiamo al popolo americano, no? Chi è il popolo americano? Il popolo americano è un insieme... Una miscellania di razze e di culture diverse. E la forza degli americani sta lì, proprio lì. Sta in quella capacità di avere reso una debolezza, tra virgolette, una carenza di omogeneità, di averla resa, quindi una diversità che è diventata forza sociale, è diventata forza economica, è diventata quello che è oggi nel bene e nel male, l'America. Ma quella era un'esigenza però, eh? Aveva questa esigenza l'America, perché oggi è un'esigenza, cioè, ma veramente vogliamo credere di bloccare i barconi sul Mar Mediterraneo, impedire in Grecia che ci sia l'afflusso dei siriani o dei turchi o quello che sia? È un'illusione, cioè quel flusso di persone così numeroso, così massiccio, che è disposto a morire pur di attraversare il filo spinato, ma veramente pensiamo di costruire il muro e di bloccarli e di in questo modo, diciamo, abbiamo governato il fenomeno? È una cosa che non ha senso pratico, oltre che
Quindi... Se noi pensiamo che 15 anni fa, anzi 20 anni fa, il governatore dello Stato principale degli Stati Uniti, che era New York, era un immigrato di seconda generazione, un italoamericano. Io mi chiedo, spesso mi ci soffermo a pensare, ma quanto sarà possibile in Italia una cosa di questa natura? Cioè a dire che un immigrato di seconda generazione significa che un bambino nato in Italia da genitori marocchini, algerini, tunisini, poi possa diventare sindaco di una città. Perché là hanno saputo fare quel... Io credo che non sarà, non bisognerà guardare molto lontano. Guardiamo, è ottimista allora, professore. Guardiamo che cosa accade nel mondo dell'impresa. Osserviamo questo fenomeno nel sistema produttivo. Italiano. Italiano. La presenza di alcune nazionalità straniere, di alcune presenze straniere in Italia nel sistema produttivo, soprattutto in alcune aree geografiche, è veramente impegnativo. Impegnativo dico nel senso positivo del termine. Quindi il fenomeno la rappresentanza politica va avanti, non si arresta. La rappresentanza politica ovviamente richiede uno stato di maturazione sociale ulteriore che va oltre quello produttivo, ma arriverà prima o poi. Cioè, non creiamoci barriere culturali, perché alcuni fenomeni non si arrestano, vanno avanti da sé, e qui siamo nel caso in cui i numeri contano. Non è vero che i numeri sono indifferenti. Qui, già adesso in Italia ci sono oltre 5 milioni di immigrati regolari, il che significa che se tra quelli regolari, quelli irregolari, i profughi, gli asilanti e quant'altro, io credo che il numero è di gran lunga superiore, addirittura non è quasi stimabile. No, non lo stimo, lo stimano superiore fra gli 8 e i 10 milioni. Allora, questi numeri sul complessivo della nostra cittadinanza, siamo già nell'ordine di un 10% abbondante. Senza tenere conto degli immigrati provenienti dall'Unione Europea? Senza tenere conto di quelli, certo. Lì il flusso è un po' diverso, siamo più noi emigranti che immigrati, siamo più noi che andiamo fuori che gli altri che vengono da noi. Così come all'interno del fenomeno migratorio, questo di cui stiamo parlando, noi siamo anche una terra di transito, perché da noi si ferma, c'è anche un'indagine di questo tipo che dice chiaramente, c'è un rapporto annuale che viene pubblicato su questi dati, e questi dati ci dicono che qui si ferma la parte sociale meno abbiente dell'immigrazione, quella più colta se ne va nel nord Europa. Nessuno, anche in questo nessuno. Siamo in sudocamere. Però io dico questo. Potrebbe essere un'opportunità pure questo. Esatto, può essere un'opportunità. Potrebbe anche essere un'opportunità. Vi dico un'ultima cosa per non tediarvi. Noi abbiamo una colonia, uso anche qui il termine improprio, di africani nel nostro Ateneo, di studenti africani. Nell'Università della Calabria. Nell'Università, abbiamo delle convenzioni, con delle borse di studio e tutto quanto. Bene, la motivazione che hanno questi ragazzi nello studio, pur sapendo che il fuoricorso per loro significa il rimpatrio, per loro fuoricorso è uguale rimpatrio. Cioè se vanno fuoricorso scade la convenzione. No, non danno più, il loro governo non dà più la borsa di studio, quindi loro devono rientrare, che per loro è l'equivalente di una nostra condanna all'esilio quasi. Bene, questi ragazzi hanno una motivazione nello studio che non ha uguali, e questa è un'opportunità, bisogna vederla Nel lato positivo della cosa, perché sono ragazzi che arrivano qua che non sanno ancora parlare italiano. E poi vanno via però. Non sempre vanno via. Molti restano facendo i mestieri che hanno imparato nei nostri atenei. Addirittura. Sì. Da noi restano persone che si laureano in giurisprudenza, che si laureano in chimica, che si laureano in fisica, che si laureano in ingegneria, restano poi spesso qui in Italia. Quindi sono opportunità che vanno considerate per come sono, non bisogna guardarle in negativo. Qui ovviamente il discorso è un po' diverso, perché stiamo parlando di giovani in formazione che studiano, che quindi l'integrazione la fanno lì, perché quella è integrazione pure, no? È un'integrazione più radicale, perché non solo
va sui valori della Costituzione, ma va sui valori culturali, va sulla formazione, va sulla convivenza civile, sulle, sui rapporti. E la convivenza come, professore, in riferimento a questi ragazzi? Sono veramente integrati, hanno ottimi rapporti, vivono nel campus, vivono con i nostri studenti italiani, calabresi. Sono amici come lo sono gli studenti della stessa conterranea, insomma. Quindi questi sono fenomeni di integrazione importanti. Però poi noi calabresi siamo anche più accoglienti, oppure è una favola pure questa? No, noi siamo accoglienti, non è vero. Ma io ho letto un'indagine fatta l'altro giorno, sul Corriere della Sera, non ricordo, che l'italiano è il popolo più razzista d'Europa. Per questo dico, all'interno di questo popolo più razzista poi ci siamo noi, che sembra un'eccezione, siamo noi. Questa volta in senso positivo. In senso positivo. Però sembra un'eccezione. Noi ci distinguiamo sempre. Io ci sono anche esempi di comunità, scusami Attilio, sì, di comunità nel nostro paese che riage, anche nell'Acqua Formosa, certo. Che hanno dato... Molti comuni però hanno utilizzato questa formula, come dire, per far cassa anche, no? Come no, certo. Anche. Quindi in maniera positiva. Sì, però anche questo, là, se tu pensi alle... Per questo voglio dire, questi fenomeni, che sono insomma, fenomeni importanti, sono fenomeni che durano nel tempo, anche questo è un altro dato che bisogna considerare. Cioè questa è una cosa che ci accompagnerà per decenni. È inutile che ci illudiamo, che la sbrighiamo in qualche anno. Questa è una cosa che ci accompagnerà per anni. E questi fenomeni richiedono un governo, c'è poco da fare. Certo. Non si può improvvisare su queste cose. Bisogna forse governare. Dovremmo aiutarle nei loro paesi, no? E così si può fermare il flusso migratorio. Ah, questa è una chiacchiera parolaia. No, scusami, aspetta un attimo. Tu non ricorderai bene che tu quando... abbiamo assistito negli anni scorsi a questi movimenti militari nei paesi africani, si è parlato di primavera araba, no? Ti ricordi? Ma poi alla fine stringi, ti rendi conto che non è cambiato. E là sono state aiutate da alcuni paesi europei con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Non è cambiato. Quindi nulla, non è cambiato cioè, perché non è... Sì, insomma, non, forse è un popolo che è abituato anche ad avere certe regole. Il sistema delle regole salta. Noi europei ed occidentali abbiamo dei grossi sensi di colpa verso questi paesi e non dobbiamo nascondercelo. Perché quando diciamo li aiutiamo nei loro paesi, spesso lo facciamo perché vogliamo tenere le nostre postazioni lì, cosa che stiamo facendo da decenni, per non dire da secoli, con grandi profitti e con grandi vantaggi. Il punto è che queste cose prima o poi tendono alla fine, ecco, no, non possono essere eterne. E noi abbiamo vissuto per tanti anni questa situazione. Bene, fermiamo un attimo, poi abbiamo l'ultimo break. L'ultimo... Sì. A tra poco. Allora, torniamo in studio per l'ultima parte della trasmissione. Oggi è una trasmissione diversa, abbiamo toccato un argomento di stringente attualità. Se ne parla oggi, se ne parlerà domani, dopo domani. Ne parliamo con... ho capito. No? Che dici? Credo di sì. Professor, credo che su questo tema dei flussi migratori, che appunto è i primi titoli dei giornali e dei telegiornali di ieri, di oggi e di domani, il nostro Presidente del Consiglio si stia comportando con un piglio decisionista che fra l'altro condivido io. Io sì, parlerei più che di decisionismo, parlerei di intelligenza politica. Devo riconoscere, non sono un grandissimo ammiratore di Renzi, però quello che va riconosciuto va riconosciuto. Ha avuto intelligenza politica, cosa che finora su questo tema specifico. Su questo tema stiamo discutendo. Noi italiani, pur essendo stati sempre in prima linea e sempre interessati molto direttamente dal problema, non siamo riusciti ad alzare la voce in Europa ed è stato un male per noi, per il fenomeno e per l'Europa tutto sommato. Questo atteggiamento di Renzi è un atteggiamento lungimirante, di intelligenza politica, perché va al di là del fenomeno stesso, cioè
riposiziona l'Italia nell'Unione Europea al di là della vicenda migratoria, che è una cosa non di poco conto, se si considera qual è il contesto nel quale l'Italia lavora all'interno delle istituzioni europee, che è un contesto assolutamente non positivo in linea generale. Pertanto ora non stiamo qui a discutere quali sono le contingenze. E con un peso minimo, e le ragioni. Appunto. Però noi siamo sostanzialmente sottoproporzionati nella dimensione europea rispetto a ciò che è l'Italia in Europa. E questa vicenda dei flussi migratori è quasi un grimaldello politico, una vicenda fondata, ragioni esistenti, per questo parlo di intelligenza politica, ragioni esistenti che vengono usate dal nostro Presidente del Consiglio con una forza dirompente degli assetti e degli equilibri europei che va al di là della stessa vicenda della migrazione. E questo credo che sia appeso all'Italia. Condivido. Credo che questo sia un'operazione veramente intelligente, perché sulla base di un ragionamento giusto, perché quello di Renzi sulla vicenda migratoria è un ragionamento giusto, un ragionamento fondato anche sulle norme europee, disatteso, ignorato volutamente dagli altri paesi dell'Unione, abbiamo, non dico capovolto, ma insomma ci siamo messi in una posizione di forza, siamo sopravvento, non siamo più sottovento. Sì, assolutamente. E questa è un'operazione intelligente. L'ha dovuto riconoscere anche Juncker quando è venuto in Italia, perché il punto vero è che noi rispettiamo alcune cose, ma poi sulla ricollocazione negli altri paesi dell'Unione Europea non ci siamo proprio, quindi appunto su fenomeni tipo questo della Svezia, dell'Austria e anche della stessa Germania. Anche della stessa Germania che sostanzialmente creano un blocco. Sono sordi al fenomeno, diciamocela con molta franchezza. C'è un vecchio egoismo. Preferiscono curare l'orticello, lasciarlo com'è e dire ma di queste cose poi se ne occupa l'Italia, la Grecia, la Spagna. Cioè questi tanto paesi. Sono problemi loro, sono le frontiere. Anche perché l'emergenza. Se continua questa battaglia sulle frontiere fra Grecia e Macedonia, potrebbe essere che ci sono nuovi sbarchi dalle parti della Puglia, certamente. Ma tra l'altro questo fenomeno è talmente, secondo me, sottovalutato e prima o poi verrà messo nella giusta luce, cosa che, ripeto, sta cercando di fare Renzi, che ha dei riflessi anche sul piano degli assetti economici dell'Europa, anche sul piano delle politiche economiche dell'Europa. Il famoso rapporto deficit-debito sul PIL non è estraneo a queste vicende dei flussi migratori. Allora l'Europa deve porsi il problema e non può considerare i conti delle politiche economiche soltanto su quelle componenti vantaggiose per alcuni paesi e svantaggiose per altri paesi. Questi sono costi, no? Sono costi sociali. Che alcuni paesi affrontano di più e altri paesi affrontano di meno. E non fanno parte delle politiche economiche, certo che fanno parte delle politiche economiche e delle politiche sociali, delle quali le istituzioni europee hanno competenze e si devono occupare. Quindi secondo me Renzi ha toccato il punto giusto che fa una buona leva nella dimensione europea. Diciamo l'argomento sensibile. Sì. Senti, professor, volevo che dentro gli insegnamenti dell'Unical, quelli di cui lei ha più conoscenza oltre che i suoi, si inseriscono queste problematiche in che termini? Sì, si inseriscono in diverse prospettive. Per esempio noi abbiamo nel corso di scienze politiche, delle scienze sociali politiche, abbiamo diverse attenzioni sul fenomeno migratorio e anche nel nostro corso di giurisprudenza abbiamo introdotto in quest'anno nella riforma il diritto della migrazione, dell'emigrazione, che può sembrare un fuor d'opera in un corso di giurisprudenza per come noi siamo tradizionalmente abituati a conoscerlo. A leggere questa cosa. Però io vi invito a pensare che, per esempio, nelle nostre aree del Crotonese, molti giovani avvocati lavorano prevalentemente sulle questioni dell'immigrazione. Prevalentemente. Sapete che la condizione dell'avvocatura, soprattutto giovanile, non è fiorente.
però questo è un lavoro là per i flussi migratori collegati al... Questo è un settore su cui molti giovani... Traduciamo, i clienti sono gli extracomunitari, diciamo. Sì, perché c'è il centro d'accoglienza di Isola Capo del Sud. Centro d'accoglienza, perché poi ci sono una serie di questioni che vanno dal penale al civile. C'è il gratuito patrocinio, quindi queste persone che sono naturalmente non abbienti e non sono capaci di pagare un compenso professionale vengono sopperiti dallo Stato. Allora c'è strumento anche per creare un po' di lavoro per i giovani. È evidente che l'avvocato affermato di chiara fama si occuperà poco di queste vicende. Però noi dobbiamo preoccuparci più dei giovani avvocati che vogliono immettersi nel mondo del lavoro e che hanno bisogno di sostenersi. Dobbiamo occuparci dei giovani in generale, poi dei giovani avvocati. Parlo del corso di giurisprudenza. No, la mia era una battuta. Quindi praticamente diciamo sta cambiando il mondo. E vecchi parametri di riferimento non ci sono più. Bisogna ragionare con una testa completamente diversa, nuova, fiutando il vento della novità che c'è. Pian pianino, nei segmenti che sono più avvertiti, tipo l'università, le università, ci si arriva prima, poi invece nel corpo più complessivo della società ci si arriva con un... Ci vuole un po' di tempo. Vuole un po' di tempo, ma basta soltanto guardare la realtà. Se si osserva bene la realtà senza pregiudizi, queste cose le vediamo, sono sotto i nostri occhi. Le dobbiamo vedere... rintracciando in questi fenomeni opportunità, non vedendo soltanto negatività. Noi di solito, ma questo parlo anche per me, tutti quanti noi di fronte al nuovo abbiamo una prima reazione, quella della difesa, no? Sì. Che è, ci sta pure anche fisiologica questa cosa qui. È di protezione e di autoconservazione della specie. Mettiamola così, no, dobbiamo conservarci. Però poi man mano che un po' si acquista dimestichezza con l'altro e si capisce che tutto sommato non necessariamente c'è un nemico nell'altro, ma potrebbe esserci anche un alleato, si capisce che in questo dialogo possono sorgere delle opportunità che fanno vivere meglio tutti, no? anche noi stessi, che riteniamo di essere al di sopra della soglia di sopravvivenza e di non essere attaccabili come pensano gli svedesi, i tedeschi eccetera, però vedranno anche loro che non saranno immuni dal fenomeno e che devono entrare nella partita. Come si dice, in alcuni casi devono sporcarsi le mani, perché è troppo comodo stare con le mani pulite e vedere che gli altri si sporcano. Bene, si chiude qui questo appuntamento. Grazie professor Caterini. Grazie a voi. Grazie professor Caterini. Noi ci vediamo domani qual è alle 15. Camera? Quella domani alle 15 la politica, e poi entriamo, come dire, nel vivo di questa stagione elettorale. Senti, secondo te che fine faranno le province? Quella è un'altra bella domanda, forse il professore Caterini. C'è un caos giuridico e istituzionale che non cosa ho capito. Cosa succede alle province? Beh, le province sono in via di estinzione. Ma saranno estinte davvero? Questo? Beh, questo è un po' come l'estinzione dell'impero romano, ci è voluto un po' di tempo, ma poi si è estinto, insomma, non c'era più, c'erano i barbari, c'erano tutta una serie di altre realtà. Non è detto che ad una realtà istituzionale se ne sostituisca nell'immediatezza un'altra positiva, bisogna dare tempo alle cose e soprattutto bisogna seguirle nelle vicende istituzionali. Certo è che l'andamento che ha avuto la provincia non è, ormai è un andamento declinante, non è più... Poi non si capisce, alcune ci sono in funzione, altre no, non pagano manchi i dipendenti, questa è un'altra vicenda che a Crotone ci sono i dipendenti che invece Cosenza funziona, Catanzaro funziona, Reggio funziona magnificamente, c'è situazioni... Vabbè, è così. Il mondo è bello perché è vario. Ma questa mi è piaciuta, è una bella. Ci vediamo domani, arrivederci. Arrivederci, buona serata. Arrivederci.